sul palco il nostro amico Leonardo Di Gioia, assessore al bilancio della Provincia. Buonasera assessore, grazie di essere intervenuto. Lei porta i saluti della provincia, allora vorrei tanto che lei parlasse un po' ai nostri amici. Io ringrazio dell'invito, porto il saluto del presidente della provincia, mio personale, di tutti gli assessori. Oggi è un piacere vedere il teatro pieno di ragazzi, pieno di famiglie. Questo è un teatro che per noi è un vero fiore all'occhiello come ente provincia, perché in questo teatro si svolgono attività culturali importanti e penso che oggi la vostra presenza dia anche, come dire, quel senso di socialità, quel senso e quella parte qualificante anche della nostra attività in un settore importante come quello della tutela, della cura delle famiglie. La provincia di Foggia è impegnata per tutte quante le sue attività per garantire, oltre che le attività istituzionali, cioè quelle per le quali è preposta ovviamente, come le scuole, le strade e altre cose simili, è però molto attenta a far sì che ogni attività che viene posta in essere abbia una finalizzazione rivolta soprattutto ai giovani, soprattutto alle famiglie. Per noi le famiglie sono i destinatari primi di tutte le attenzioni, proprio perché all'interno delle famiglie si trasmettono i valori, all'interno delle famiglie i nostri ragazzi possono crescere con un criterio, con elementi che poi li aiutino a vivere e ad essere cittadini del futuro. Quindi è un onore, ripeto, vedere tantissimi ragazzi oggi allegri e sorridenti in questa struttura ed è una cosa che, come diceva Galloso, secondo me dovrà essere piano piano implementata nelle attività istituzionali della provincia. Noi dobbiamo rivolgerci sempre di più e dobbiamo essere sempre di più all'interno di ogni istituzione guida per coloro i quali svolgono attività importanti e mi pare che la cultura, l'istruzione, la valorizzazione dei talenti siano proprio le funzioni più importanti da andare a valorizzare. Io continuerei a questo punto con la musica, perché questa deve essere una giornata soprattutto di gioia e di musica, e allora chiamo Angelica Brescia sul palco della scuola Bugliardo. Angelica eseguirà di Bernard André Marès, studio numero 7 e 8. Passiamo alla terza cantante. Questa è una ragazza che viene da Giovanni Povio di Foggia, Caputo Francesca. Allora, Caputo Francesca, scuola Giovanni Povio di Foggia, eseguirà Quando due si lasciano. Thank you.
Thank you.